Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo subito a commentare la prima di campionato per quanto riguarda il Pisa. Stasera giocata all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Ancoletani alle 20:30. Io sono appena rientrato dallo stadio, quindi sono visto la partita, ho fatto quello che ho potuto, ovviamente. E bene, andiamo subito a vedere quali sono state le fasi salienti della partita. Allora, all'inizio Booker con la sua dichiarazione ha detto che fondamentalmente avrebbe la squadra tutta, avrebbe lottato da ultras, e così è stato, ha mantenuto le promesse sia lui che tutti i ragazzi, insomma, ecco. Bene, allora calcio d'inizio, Camplone fischia e dopo 33 secondi, dopo un contrasto tra Luca e Vicardi, alla meglio Luca che passa la palla a Sibilli. Sibilli fa una cavalcata centrocampo al limite dell'area, lascia andare un siluro e secca Tian, che non ha potuto fare niente. E siamo, ripeto, dopo 33 secondi siamo in vantaggio per una rete a 0 sulla spalla. Bene, che dire, un Pisa che a questo punto ha tenuto bene il centrocampo e ha tenuto bene la difesa. Forse un piccolo neo è quello di Birindelli, perché Birindelli certo a sinistra non è il suo ruolo, abbiamo detto, insomma, ecco, che fondamentalmente non è il suo ruolo, quindi ha fatto, diciamo, quello che ha potuto e insomma alla fine comunque i ragazzi sono riusciti a contenere l'ondata iniziale della spalla. Bene, dopo 10 minuti Viviani su calcio piazzato dato da Camplone, secondo me stasera avrebbe fatto meglio a fischiare di meno in favore della squadra, secondo me, perché arrivato a un certo punto è stato veramente imbarazzante, è veramente imbarazzante. Comunque concede questo calcio piazzato e batte la punizione, ma Nicolas blocca, bello preciso sul posto. Nicolas ha tenuto, diciamo, ci ha fatto tenere partita, tenere risultato, perché veramente ha fatto 3-4 interventi veramente da portiere numero uno, quindi un bel bravo a Nicolas. Bene, al 37esimo un'altra occasione per il Pisa, Booker batte la punizione concessa e Touré prende il palo, peccato, io l'avevo vista dentro, purtroppo, come dico sempre io ragazzi, i pali sono gol non fatti, ma comunque bravo sia Guke a trovare Touré e Touré a metterla dentro, poi chiaramente ha preso il palo, va bene. Il primo tempo come occasioni finisce qua e quindi le squadre scendono in spogliatoio sull'1-0 per il Pisa. La ripresa offre poco, stesso film, insomma, ecco. Comunque una spalla che alla fine non è riuscita a penetrare nelle maglie difensive del Pisa. Pisa è veramente cresciuto tanto a livello difensivo, per gli innesti di Emerson sicuramente, le verbe, ricordate, ora contento matto quando la nostra società ha preso le verbe, e Caracciolo e Marin, insomma, e tutti in generale. Comunque sia la difesa è cresciuta tanto, e infatti si è visto sul campo, non ha dato spazi comunque alla spalla per reagire, e quindi bene così. Poi iniziano il Barça delle sostituzioni, 62esimo Beruato, entra Beruato al posto di Birindelli, probabilmente il mister
l'ho tenuto in panchina anche perché era, lo sapete, no, fresco da infortunio. Comunque è rientrato alla grande, Beruato ha fatto veramente bene. E poi De Vitis per Gucker, sempre al 62esimo, bene. Dopodiché esce Lucca, entra Masucci al 67esimo e all'80esimo si chiude la rosa delle sostituzioni. Esce Sibilli, bravissimo, entra Piccini e poi Mastino per Marin, sì, gli ultimi 10 minuti, insomma, ecco. A spalla devo dire che ci sono state le sostituzioni. Clotet ha messo dentro di tutto, latte d'Orazio, Mancoso, ultimi minuti ha giocato addirittura con un 4-2-4, cioè ha cercato veramente tutto per tutto, ma le maglie difensive del Pisa hanno retto alla grande, anzi vi dirò di più, ci sono state poi due occasioni di nuovo per il Pisa con Touré, bravissimo Touré, ragazzi, mamma mia, veramente stasera ha fatto veramente bene, veramente bravo Sibilli. Ovviamente Lucca secondo me deve prendere ancora le misure. Comunque ottimo Sibilli, bravo Marsura, ma quello che veramente mi è piaciuto è stato Emerson, Leverbe e Touré. Ora saremo a vedere Cohen quando il mister deciderà, insomma, quando sarà pronto, insomma. Comunque questi innesti bravi, perché io li ho visti bene, ancora c'è da rifinirla la cosa, perché insomma, però in sul fattore difensivo, il fattore diciamo centrocampo, io direi che quasi ci siamo, forse diamo un po' Cohen magari quando sarà in condizione, magari una spalla più a Sibilli non farebbe male. Va bene, questa è come ho visto io la partita, cioè ovviamente, chiaro, io l'ho vista così, io ho visto insomma ragazzi bravi, hanno lottato su ogni pallone, Touré ha lottato veramente tanto, sì, vabbè, è stato un tocco perché diciamo, vabbè, per amor di Dio c'è stato, sì, può esserci un errore, ma ha giocato veramente una bella partita, insomma, ha corso su tutti i palloni, era sempre presente. Bene, insomma, poi anche per il resto, anche insomma, anche quando è stato Beruato, io ho visto una squadra veramente che ha lottato sui palloni, ha lottato al centrocampo, insomma, ha fermato una spalla, ragazzi, ricordiamoci, con giocatori veramente di tutto rispetto, una squadra formata per la Serie A. Ma vabbè, ora poi ci sarà tempo, insomma, ora siamo all'inizio, magari comunque una spalla che quest'anno secondo me la dirà la sua, sicuramente la dirà. Bene, che dire più? Niente, io per questo video la finirei qua, visto che mi è piaciuto. Vedremo venerdì contro l'Alessandria cosa uscirà fuori. Io penso che la formazione insomma del Pisa, chiaro, non siamo ancora al 100%, però i ragazzi hanno dato prova stasera, veramente hanno mantenuto il risultato per tutti i 90 minuti che abbiamo segnato, ricordiamo ancora, abbiamo segnato al 33esimo, quindi con una squadra combattiva che comunque è andata in avanti, propositiva. Poi ci sono state bene così, perché insomma il contropiede da parte del Pisa, ma così, e comunque ripeto, la nostra formazione è stata in grado di stoppare questa spalla che insomma lanci lunghi, sì, fa diciamo così lanci lunghi a cercare l'uomo libero per insaccare, ma non è riuscita né con i lanci lunghi e né con la, diciamo, con il lavoro del centrocampo a impensierire più di tanto la nostra difesa. E comunque un bravo a Nicolas, perché ha veramente fatto 4-5 interventi veramente dal numero 1. Bene ragazzi, io per questo video la chiudo qui, mi raccomando, rimanete sintonizzati,
quando farò la live vi aggiornerò. Bene, mi raccomando, pollici su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene ragazzi, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!